Anello magico. Otto punti bassi all'interno dell'anello. Cinque, sei, sette e otto. Tiro il filo e stringo. Inserisco l'uncinetto all'interno della prima maglia bassa lavorata. Aggancio il filo dietro, tiro fuori ed eseguo un punto bassissimo. 2 catenelle, 1, 2. All'interno della stessa maglia eseguo un punto alto, ma non lo completo. Quindi rimango con 2 anelli sull'uncinetto. Filo sull'uncinetto, inserisco l'uncinetto nella stessa maglia, tiro fuori, passo attraverso 2 anelli e rimango con 3, filo sull'uncinetto e passo tramite tutti e 3. E ho fatto quindi 3 maglie alte chiuse insieme. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Filo sull'uncinetto, vado nella maglia bassa successiva ed eseguo 3 maglie alte chiuse insieme. Faccio la prima maglia alta e non la completo. Filo sull'uncinetto, all'interno della stessa maglia faccio un'altra maglia alta senza chiuderla però, rimango con 3 anelli sull'uncinetto, filo sull'uncinetto, inserisco l'uncinetto nella stessa maglia, tiro fuori ed eseguo la terza maglia alta incompleta. Ora ho 4 anelli sull'uncinetto, filo sull'uncinetto e passo tramite tutti e 4. Ed eseguo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Filo sull'uncinetto, maglia successiva, eseguo 3 maglie alte chiuse insieme. E così per ogni maglia bassa sottostante. Quindi in totale avremo 8 gruppi di 3 maglie alte chiuse insieme, separate da 4 catenelle. Ho eseguito le ultime 4 catenelle. Adesso chiudo il giro facendo un punto bassissimo all'interno della maglia che chiude i 3 punti alti. In questo modo ho completato il secondo giro. Ora cominciamo il terzo. Inserisco l'uncinetto all'interno dell'archetto di 4 catenelle ed eseguo 2 punti bassi. 1, 2. Ora un pippiolino, quindi 3 catenelle, 1, 2, 3,
Inserisco l'uncinetto all'interno della prima catenella lavorata ed eseguo un punto basso. E completo facendo altri due punti bassi all'interno dello stesso archetto. Uno e due. Ora eseguo e devo ripetere. Devo ripetere lo stesso modulo. Ecco, Briscola ha deciso di farci compagnia. Devo ripetere ora lo stesso modulo in tutti gli archetti di 4 catenelle. Quindi inserisco l'uncinetto nell'archetto, tiro fuori, punto basso. Secondo punto basso, pippiolino, quindi 1, 2, 3 catenelle, inserisco l'uncinetto nella prima, ed eseguo un punto basso, e continuo facendo altri due punti bassi all'interno dell'archetto. In questo modo. Ripetiamo lo stesso modulo fino all'ultimo archetto. Conclude il giro eseguendo un punto bassissimo all'interno della prima catenella lavorata di questo giro. Ed eseguo un punto bassissimo. Ora, 8 catenelle. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 e 8. 8 catenelle. Vado nel punto che separa i due pippiolini, quindi qua abbiamo pippiolino, due maglie basse, due maglie basse pippiolino. A metà, quindi tra i due gruppi di due maglie basse, inserisco l'uncinetto. Ed eseguo un punto basso. 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vado a metà qui al centro, no? Sono due maglie basse e due maglie basse. Al centro inserisco l'uncinetto ed eseguo una maglia bassa. 8 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vado nel punto a metà, che poi è in corrispondenza del gruppo di 3 maglie alte di due giri sottostanti. Maglia bassa, 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e maglia bassa. E procedo così. Quindi avrò poi alla fine 8 archi formati da 8 catenelle e separati da un punto basso, eseguito in corrispondenza del gruppo di 3 maglie alte di due giri sottostanti. Ho eseguito le 8 catenelle e chiudo il giro eseguendo un punto bassissimo all'interno della catenella iniziale. Ora, non ci resta che completare con l'ultimo giro. Inserisco l'uncinetto all'interno dell'archetto di 8 catenelle ed eseguo un punto basso
filo sull'uncinetto, eseguo un mezzo punto alto, quindi rimango con 3 anelli sull'uncinetto, filo sull'uncinetto e passo tramite tutti e 3. 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 3 catenelle, 1, 2, 3 e lavoro a specchio, quindi 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4, una mezza maglia alta, quindi con tre anelli sull'uncinetto passo direttamente tramite tutti e 3 e una maglia bassa. Questo è il modulo che dobbiamo ripetere per ogni arco. Direttamente passo all'archetto successivo, facendo questo modulo di una maglia bassa, una mezza maglia alta, 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 3 catenelle, 1, 2, 3 e poi a specchio 4 maglie alte 1 2 3 4 una mezza maglia alta e una maglia bassa. E così per tutti gli archetti di 8 catenelle. Ho terminato anche l'ultimo archetto, non mi resta che concludere il giro eseguendo un punto bassissimo all'interno del punto basso lavorato all'interno del primo punto basso lavorato all'interno del primo archetto. Quindi inserisco, tiro fuori e direttamente seguo il punto bassissimo. Due catenelle di sicurezza, 1, 2, taglio, e stringo. Questi fili poi andranno ovviamente nascosti e l'orecchino così realizzato ovviamente andrà inamidato. Questo è l'orecchino indossato dal carissimo Briscola. Questo è l'orecchino, spero che il tutorial vi sia piaciuto. Alla prossima, ciao!